Ciao ragazzi, ciao a tutti, bentornati sul mio canale, io sono Roberto Borrelli. Oggi voglio fare un video aperto dove insieme a voi vado a utilizzare qualche funzione del mio programma principale, quello che si chiama Lotto++ 2024 Gold, qualche funzione per andare a trovarci dei pronostici. Ok, quindi ci sono anche pronostici per tutti, anche per chi non ha un computer. Ovviamente, io raccomando a chi ha un computer con Windows di avere questo programma, Lotto++ 2024. Se avete una versione precedente, la 2020-21, scrivetemi su WhatsApp per passare a questa nuova con poco, perché ne vale veramente la pena. Insomma, questo è un programma che viene utilizzato da tantissimi, tantissimi appassionati e anche tantissimi lottologi e professionisti e non. È uno dei programmi che viene utilizzato di più al momento. Perché? Perché è molto semplice da usare, è immediato. Qualsiasi funzione andate a vedere, la capite perché dentro la funzione stessa, dentro la videata di questa funzione, è sicuramente spiegato come utilizzare, che cosa vuol dire, come estrapolare le informazioni che quella funzione propone. E va bene, sotto qui a sinistra in basso vedete un nuovo, non è un logo, insomma, è un'immagine che adesso utilizzo sul mio canale, canale, scusate, Facebook, sui miei gruppi Facebook e anche sul mio profilo Facebook. Noterete che il profilo è diventato verificato, il che è molto importante per distinguersi un pochino su Facebook, perché veramente su Facebook, ragazzi, cioè vi sarete resi conto anche voi che c'è una tale quantità di profili spazzatura che è una cosa incredibile, ma soprattutto che ronzano intorno a quello che piace a noi, cioè i giochi, il gioco del lotto, Superenalotto, Eurojackpot, insomma. Ci sono tanti profili fake, ma tanti tanti che li capite subito perché hanno il nome, un nome che si capisce, non è italiano, ma si capisce benissimo che è falso. Poi guardate il profilo e c'è la tipica persona sulla scrivania con la faccia sorridente. Ragazzi, io ho provato a segnalare questi profili, non c'è niente da fare, sono profili fake, sono profili automatici che servono solo a cercare di fregare la gente. Come vi fregano? Come vi fregano? Io ve lo dico perché qualcuno che conosco ci è caduto. Cioè, praticamente queste persone cosa fanno? Si infilano nei gruppi miei no, nei gruppi miei su Facebook no, perché io controllo tutto, quindi non li faccio entrare questi, li elimino e li banno istantaneamente. Però purtroppo ci sono gruppi che sono pieni di questa spazzatura, di questi personaggi. Che cosa fanno? Loro vi dicono che vincono sicuramente al Superenalotto. Ovviamente è una coglioneria, insomma, no? E chiunque lo capirebbe che è una coglioneria. Fanno vedere magari che hanno preso una macchina costosa, dice: questa macchina l'ho presa con la vincita del Superenalotto, anche tu. Oppure fanno vedere una lettera di ringraziamento di qualcuno che dice: grazie che mi hai salvato, io c'avevo questo male brutto e con questi soldi mi sono curata. Cioè, le cose più assurde, le cose più brutte, più becere le trovate proposte da questi personaggi orribili, veramente. Che cosa fanno loro? Se li contattate, vi propongono un pronostico che ovviamente non esce, vi fanno pagare poco, insomma, relativamente poco, 40, 50, 60 euro. E vabbè. Non esce, vi dicono: ah no, se vuoi quello sicuro perché sai, perché vi dicono che lavorano all'interno proprio di quelli che fanno le estrazioni, no? Vi dicono: ah, se vuoi proprio quelli sicuri, sicuri, sicuri al 100%, costa 1000, 1500, 1200, 2000 euro. E a quel punto qualsiasi persona sana di testa si manda a quel paese e va via, ovviamente, dice: vabbè, ho perso sti soldi. Ma qualcuno no, qualcuno ci crede, ed è successo a due persone che conosco purtroppo, che hanno pagato su conti esteri oltretutto, insomma, no? Adesso voi vi chiederete se hanno vinto questi. No, non ve lo dico se hanno vinto. Non ve lo dico se hanno vinto. Ragazzi,
Ah, che poi uno di questi li ha pure, ha pure denunciato uno che l'ha fregato in questo modo. Ma io ho detto, ma cosa denunci? Che dopo devi pure pagare l'avvocato. Cioè, denunci per cosa? Perché a uno che magari sta in Venezuela, cioè non ha, comunque insomma è un profilo falso, che non serve a niente, capito? Denunciarlo, non serve a niente, perdi pure i soldi dell'avvocato, pure quelli perdi. E insomma, fate attenzione a questi profili fake. Non date retta a nessuno su Facebook a meno che non lo conoscete. Parlateci. Se c'è un numero di telefono o WhatsApp, parlateci. Se non sa parlare italiano, che capite che non parla italiano, che è un imbroglio, statene alla larga, perché ci sono anche quelli rumeni o albanesi, eccetera. Per carità, ci sono bravissime persone albanesi in giro, bravissimi rumeni che sono anche amici miei, ma ci sono i rumeni che ti fregano. Purtroppo ci sono. Poi ci sono anche gli italiani, per carità. Sugli italiani stendiamo un velo pietoso, un velo pietoso. E insomma, abbiamo verificato il profilo su Facebook per salire di un gradino, insomma, per non essere scambiati per questi personaggi beceri. E adesso già ho sprecato 5-6 minuti, ma non importa, no? Tanto non avete niente da fare adesso. Sto scherzando, insomma, dai, questo è un video aperto, voglio parlare così, voglio parlare di diverse cose. I miei programmi che io sviluppo, seguo, aggiorno da ormai 20, oltre 25 anni, 25 anni. Io una volta sono stato consulente informatico per diverse ditte. Ed era una tristezza, ragazzi, fare la consulenza nella gestione degli agenti di commercio, per esempio, insomma, per quanto riguarda l'informatizzazione. Una scocciatura proprio, un lavoro che non mi piaceva per niente. Quando ho visto che uscendo internet potevo legare le cose, cioè seguire la programmazione, cosa che amavo tantissimo, e poi sviluppare programmi proprio per il gioco del lotto, Superenalotto, eccetera, allora ragazzi, lì è diventato il mio lavoro vero che mi piace fare e che assolutamente faccio con tanta passione. Chi mi conosce lo sa, insomma, che questi programmi non sono buttati lì giusto per dire, ma sono programmi che danno veramente quel quid, quella cosa in più, quella marcia in più, eh? E lo sapete tutti, insomma. Tanto del resto, ragazzi, molti di voi prendono i miei programmi da 25 anni, cioè c'è qualcuno che ha preso la versione di l'8++ 1995. No, 95 no, 1995 non l'avevo fatta ancora, 1998-99 la prima versione, e ancora oggi ha preso questo aggiornamento. E a queste persone io non posso che fare un abbraccio, cioè questi sono amici, e comunque la maggior parte dei miei clienti sono anche amici, insomma, lo sapete questo. Prima di cominciare a vedere qualcosa voglio fare un saluto a Marcus, un saluto a Marcus, un saluto anche a Lotto Christine, bravissima ragazza, molto molto brava. Cercate i canali YouTube di queste persone, quindi Marcus Lotto e Christine Lotto, cercateli su YouTube. Perché sono veramente persone molto, molto, molto valide, molto brave, che vanno seguite, vanno supportate, ok? Come loro supportano me, e io ringrazio, insomma, no? Bene, forse voi state vedendo questo video su YouTube, oppure forse lo state vedendo su Instagram. Se siete su Instagram, iscrivetevi, cioè seguitemi, insomma, seguitemi per essere avvisati quando metto nuovi video anche su Instagram. Se siete su YouTube, iscrivetevi al canale e spuntate la campanellina per essere avvisati quando ci sono nuovi video, come questo, dove ci saranno anche dei pronostici. Una cosa che voglio farvi vedere subito è, perché può essere utile a chi ha questo programma comprende Mercurio 2024, che è un metodo che sta all'interno di questo programma, un metodo che dà direttamente dei pronostici organizzati in questo modo. Ruota per ruota fino a Venezia, non c'è qui la nazionale. Ripeto, questo Mercurio 2024 è all'interno di Lotto++ Gold 2024. Ok, Mercurio 2024, l'ho messo in rosso proprio per far vedere che è una cosa importante.
Non assicura vincite, ovviamente, però è una delle cose, uno dei metodi migliori che ho sviluppato, anche perché oggi, ormai da qualche tempo, io sfrutto quella che è la filosofia delle intelligenze artificiali. Che vuol dire questo? Vuol dire che non è che vado a passare i dati a un'intelligenza artificiale e ottengo quindi un ritorno che poi pubblico. Non funziona in questo modo. Io semplicemente ho sviluppato dei miei personali algoritmi che sono dello stesso tipo utilizzati dalle intelligenze artificiali, solo che loro hanno bisogno di migliaia di computer in rete perché devono gestire lo scibile mondiale, praticamente se gli chiedi qualsiasi cosa sono in grado di risponderti, di organizzare, di spiegarti qualsiasi cosa, noi ci basiamo solamente sulle estrazioni del lotto passate, quindi i miei calcoli procedurali, binari, basati sulle estrazioni passate, io li applico nei miei metodi e ho visto che danno discreti, se non ottimi risultati, ma ottimi proprio direi sì. Allora, questo è Mercurio 2024. A chi ha il programma, dico di andare alla prima estrazione del mese, quindi 4764 dell'1/6/2024. Ci si va con questi bottoni, vedete indietro. Cioè, quando entrate siete all'ultima estrazione e avete un nuovo pronostico, ma andate indietro fino ad arrivare alla prima estrazione del mese. Questo era un pronostico, numeri validi 13 e 58, e poi i numeri di abbinamento. Quindi si possono giocare in questo caso, per esempio, gli ambisecchi che si combinano 13-42, 13-65 e così via, e anche 58-42 sono ambisecchi, oppure si possono giocare tutti e sette i numeri per ambo eterno. Chiaramente dovete mettere anche qualcosa in più perché, cioè, se giocate sette numeri, chiaramente, insomma, l'ambo paga molto meno, quindi dovete mettere quello che mettereste un euro per volta giocando i numeri gli ambi che si combinano. E comunque, insomma, questi sono i numeri, potete organizzarli come volete, considerando che questi sopra sono quelli principali. Poi c'è questo bottone, controlla nello spoglio. Questo vi fa vedere che cosa è successo con questi numeri. Sempre alla prima estrazione del mese per sapere se già ci sono stati i risultati, ma io posso andare avanti con questi bottoni, vedete questo bottone qui, allora, avanti alla seconda estrazione del mese, non è successo niente, alla terza estrazione del mese esce l'ambo secco 26-13, che quindi ce l'abbiamo qui, vedete 26-13, 26-13. In questo caso quindi, pure se avessi deciso di mettere in gioco solo gli ambi che si combinavano con il primo dei numeri, avevo successo. Attenzione perché ci sono anche tanti ambi, anche di questi secchi fuori ruota, e ci sono anche dei terni fuori ruota spesso. Terni su ruota è più difficile, però ci sono stati anche quelli. E adesso, chi ha il programma, provi anche che cosa è successo su Cagliari, Firenze e Genova, sempre prendendo i pronostici della prima estrazione del mese. E poi provandoli nello spoglio per tutto il mese fino adesso, vedrete che la maggior parte delle ruote ha dato risultato. Quelle che non l'hanno dato sono ancora buoni come numeri quelli, vanno ancora seguiti adesso fino alla fine del mese. Se prendete una che non ha dato risultato e potete seguirla. Insomma, questo è uno dei metodi compresi nel programma Lotto più Gold. Il metodo è Mercurio 2024 e questo suggerisco di averlo. Bene. E adesso andiamo a fare un excursus dei vari numeri utilizzando il mio grafico lineare dei ritardi. Vedete questo bottone in alto a destra qui, grafico lineare ritardi. Come clicco si posiziona sul numero 1 di Bari. Che cosa vuol dire questo grafico? Non vi spaventate perché è un grafico facile da leggere, veramente facile da leggere. Bisogna osservare la parte destra del grafico, quindi questo valore più a destra, nella celletta gialla, ci dice qual è il ritardo attuale del numero 1, che è 16. Il numero precedente, 35 nella celletta gialla qui in alto, ci dice che prima è uscito quando aveva un ritardo di 35. Prima ancora è uscito quando aveva un ritardo di 16, prima ancora ha fatto 53, poi 27 e poi 10. Insomma, ci sono dei numeri che però sono
particolari, perché questo 1 per esempio non ci dice niente, non ci dice niente di particolare, perché qui non vedo nessuna regolarità. Sì, la vedo qui indietro la regolarità, ma andiamo troppo indietro. Io ho detto che bisogna osservare la parte destra, quindi le ultime 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 uscite, insomma, non di più, e osservare l'attuale ritardo. Andiamo a vedere altri numeri. Ci sono altri numeri interessanti. Guardate per esempio il 4. Il 4 si è incastrato, ragazzi. Il 4 non riescono a scastrarlo, non sanno manco loro perché esce. Ah, dopo voglio aprire un attimo una parentesi, così lo sapete tutti cosa penso. Vi ricordate, giorni fa, qualche estrazione fa, è successo quel discorso che quando hanno fatto l'estrazione dei numeri sono arrivati prima i numeri scritti nella tabella, in televisione dico, nella tabella i numeri scritti, e poi subito dopo è arrivato il numero estratto, diciamo, nel video che faceva vedere l'estrazione del numero. E allora tutti: hai visto? C'è il gomblotto, il gomblotto, c'è il gomblotto, è un gomblotto. Nessun complotto, ragazzi, è semplicemente che erano due flussi di dati diversi, per cui sul video in televisione, il video, quando guardavate in televisione, il video che faceva vedere sulla destra i numeri della macchina, quindi estratti proprio fisicamente nella macchina che estrae i numeri, arrivava in ritardo perché il video era in ritardo. Il video era in ritardo, capito? Cioè, un video può essere in ritardo nella trasmissione dei dati, quindi non c'era nessun gomblotto, nessun gomblotto. Ecco, quindi questa è una parentesi aperta e chiusa. Dopo, se uno crede ai complotti, allora crede pure alle scie chimiche e agli asini che volano. Vabbè, quello, ognuno crede a quello che gli pare. E vabbè, allora, numero 4, 0, qui a destra c'è, perché è appena uscito. Eccolo qua, e in più è uscito in quinta posizione, proprio dove c'è il famoso nuovo numero, com'è che si chiama? Numero oro. Numero oro è il quinto estratto, no? Quindi se avessi giocato, che ne so, 4 e 16, vincevo, invece di vincere Lambo Secco, normale, vincevo Lambo Secco con l'oro che pagava di più. Mi sembra che paga 650 euro, poi per ogni euro giocato chiaramente ci sono le tasse. E va bene, 0, questo è il ritardo che aveva, 10 turni, prima ancora ha fatto 3, 1, 3. 3. Vedete, questo è un numero regolare, questo è un numero regolare che sta uscendo continuamente. Io questo me lo aspetto ancora, me lo aspetto ancora, quindi attenzione a questo 4. Andiamo a vedere altri numeri. Guardate che particolarità questo 6, che è stato molto regolare, ma molto molto, per 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Guardate che quanto è piatto il grafico. 5, 12, 4, 5, 3, 4, 14, 11, 13, incredibile, no? E adesso dopo è partito per la tangente, 115. Io questo mi piace, questo è un numero che mi piace assolutamente. Vediamo in quale posizione, interessante. Scopri posizione, metodo 1. Allora, la posizione qui è difficile dirla perché tarda su tutte le posizioni. Capito? Tarda su tutte le posizioni, quindi non c'è una posizione, non posso dire su quale posizione è migliore. È un numero valido, ma non si può dire su quale posizione. Andiamo a vedere altri numeri qui di Bari, giro proprio un po' a vanvera e a caso. 30, guardate che bello questo 30, questa rampa discendente qui. 2, 5, 25, 12, 7, mi piace, adesso ritarda da 2 turni, è il 30 a Bari. Ok. Oh, e questo 52 mi piace, guardate, 6 turni di ritardo adesso, prima ho fatto 3, 19, 13, 3. Guardiamo il 90. Facciamo una cosa adesso, perché non possiamo andare a vedere tutti i numeri su ogni ruota, no? Quello, se uno vuole, prende il programma e se li guarda. Però facciamo una cosa, andiamo a guardare il 90 ruota per ruota, vediamo dov'è più facile che possa uscire, visto che c'è sempre questa caccia al 90, no? Allora, 90. A Bari non è che vi dice più di tanto. 3, 10, prima ha fatto 55. Vado su Cagliari, 90, neanche, niente di particolare, niente di particolare. Firenze, 90, 21 turni di ritardo, prima ha fatto 2, 15, 2, un po' pazzerello.
vediamo da qualche altra, su qualche altra ruota. Ecco, già su Genova, ricordiamoci Genova. Genova mi piace di più perché era molto regolare, 3, 3, 9, 16, 2, 17, adesso 34, quindi se non troviamo niente di meglio va bene Genova. Milano, insomma, niente di che. Napoli non mi dice niente. Palermo, Palermo carino, Palermo mi piace. 90 a Palermo, 7 turni di ritardo adesso. Prima ha fatto 3, 4, 11, 15, 6. È regolare, sto osservando sempre questa parte destra. A Palermo mi piace. Poi abbiamo Roma, insomma Roma pure potrebbe essere interessante. Torino. Venezia, insomma. Ma no, no, io direi che Palermo è buono. 90 a Palermo, questo mi piace. Vediamo la posizione. Oh, qui si vede la bella posizione, eh. In quinta posizione. Non si può giocare loro su un solo numero, quindi non vi dico di giocare loro. Si può giocare solo su due numeri, su tre numeri o su quattro numeri. Bene, chiudo. Ricordiamoci, insomma, Palermo in quinta posizione mi piace sicuramente. Adesso vi faccio vedere un'altra cosa. Nel mio programma c'è un bellissimo tabellone analitico, che è questo. Allora, tabellone analitico vi mostra. Qui a sinistra, diciamo, abbiamo il ritardo che portano tutti i numeri che sono usciti ruota per ruota qui. Allora, partiamo dall'alto e vediamo che si sgretolano i numeri piano piano finché non ne restano alcuni appaiati che devono uscire, che sono interessanti. Andando avanti, 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 ecco, si sgretolano tutti, sono quasi tutti usciti. Quando arriviamo a 89 estrazioni di ritardo, troviamo su Napoli il 2 e il 75, che sono ancora appaiati, nel senso che non sono usciti, è la coppia migliore che c'è. Quindi per chi segue Lambada, 2,75 a Napoli, è molto interessante. Ok, più avanti dopo ci sono i numeri che sono i massimi ritardatari, ecco qua il numero 8 a Venezia, però come numeri appaiati, cioè che stanno ancora insieme, eccoli qua, 2,75 a Napoli, uno di questi esce, ragazzi, seguiteli, 2,75 a Napoli, anche come ambo, perché possono uscire insieme, però come numeri singoli io li propongo, a me piace, ragazzi, il numero singolo. Adesso andiamo a vedere il 2,75, quali sono le migliori posizioni. Come facciamo? Andiamo di nuovo sul grafico lineare dei ritardi, ci spostiamo a Napoli, prendiamo il 2, eccolo qua, 89 turni di ritardo e prima era stato oltretutto regolare, quindi è bello. E 75, sempre 89 turni di ritardo, perché sono appaiati a 89 turni di ritardo, e prima ha avuto un profilo molto similare, sono proprio fratelli, si danno la mano questi, eh. Guardate che roba, 2 e 75, belli 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 belli, anche caldi caldi i numeri caldi. Andiamo a vedere le posizioni. Allora 2,75, allora il 2 scopri posizione metodo 1. Allora non è che non saprei, vediamo il confronto con determinato speciale. C'è anche un'altra videata che sarebbe quella del determinato speciale, eccola qua, che utilizza un altro algoritmo che propone la terza posizione. Se proprio volete seguirne una, la terza potrebbe essere migliore. E poi chiudo e andiamo a vedere il 75. Guardiamo le posizioni, scopri posizione, eccola qua. È più bello in prima posizione. Una nota importante, quando si gioca la posizione, io almeno faccio così, cioè piuttosto che giocare lambada, per esempio. Invece di giocare Lambada 75 a Napoli, gioco questo 75 in posizione. Allora prendo due posizioni che sono quelle migliori, no? La prima e la seconda, e qui ci gioco un po' di più, ci metto un po' di più. Un po' di più significa pochi euro, 2-3 euro, insomma, no? Però
Però poi sulle altre tre posizioni ci metto comunque il minimo, cioè 1, 1, 1. In questo modo uno dice, vabbè, allora tanto vale che giochi lambata, ma non è proprio così, perché è una lambata bilanciata, perché se sono fortunato che mi esce nella prima posizione prendo una bella cifra, con 3 euro prendo 150, ragazzi, non è da buttare via, è quasi un ambo, insomma, mezzo ambo abbondante. Però se mi esce fuori posizione, almeno prendo il minimo, non ci resto male. Quindi una lambata bilanciata, pensateci a questo potrebbe essere importante. Chiudo e chiudo. Insomma, abbiamo visto due cose interessanti, poi magari questi altri giorni vediamo qualcos'altro qui. Vi prego di lasciare sotto un commento, un ciao Roberto, e ho capito che c'era il gomblotto. Va bene, va bene anche quello. Se vedete le scie chimiche... Guardate dall'altra parte che c'è anche l'asino che vola, quello c'è. Mi raccomando, chi ha una vecchia versione di questo programma, passi a questa nuova, mi scriva su WhatsApp. E poi che altro dire? Grazie per l'attenzione, lasciate il like, iscrivetevi al canale che insomma vedete che metto anche pronostici, perché qui erano solo pronostici praticamente. Sviluppati con il mio Lotto più Gold 2024. Per computer con Windows, da Windows 7 fino all'ultimissimo Windows 11, un programma molto molto leggero, facile da usare e che non può mancare all'appassionato. Insomma, scrivetemi su WhatsApp per informazioni, potete anche avere uno sconto. Dice, ma io lo voglio, però mi fai lo sconto. Scrivetemi che vi faccio lo sconto. Ciao a tutti, grazie per l'attenzione.